Ciao a tutti gli amici di Bici da Strada, ci troviamo in una location alquanto insolita rispetto ai nostri standard. Siamo all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, posto dal quale partirà il nostro viaggio in chiave gravel. Saranno due giorni intensi attraverso i territori di Imola e Faenza. Abbiamo deciso di coinvolgere Elena Martinello, appassionata di ciclismo a 360 gradi, e proprio ad Elena chiederò perché abbiamo deciso di affrontare questo viaggio in gravel. Ciao a tutti, abbiamo deciso di scegliere la gravel perché è un giusto compromesso per esplorare i territori, percorrere sia strade normali che strade sterrate, ed è molto comoda poi per viaggiare, è adatta a tutti. Quindi diciamo la bici che ben si sposa con questa tipologia di sentieri. Ad accompagnarci in questi due giorni gravel ci sarà Flavia, la nostra guida. Flavia, facci breve riassunto di quello che saranno questi due giorni gravel. Sì, allora partiremo da Brisighella, famosa per il suo olio, e da lì ci sposteremo verso Caso la Valsegna, invece famosa per Alfredo Ariani, dove andremo a visitare appunto il Cardello, e finiremo il nostro tour a Riolo Terme, dove c'è una bellissima rocca di Caterina Sforza, quindi una rocca sforzesca. Casco in testa e partiamo! Arrivati a Brisighella dopo all'incirca 17 km. Poc'anzi fa avete visto il passaggio nella Via degli Asini, uno dei simboli un po' qui di Brisighella, ma non solo famosa per il fatto degli asini, ma anche per l'olio. E a tal proposito vi vorrei presentare Camilla. Camilla, ci puoi dire qualcosa in più su questa degustazione che andremo a fare, una degustazione in puro stile gravel, dove appunto andremo ad assaggiare l'olio di Brisighella? Benissimo, soprattutto benvenuti a Terra di Brisighella. Grazie. E noi siamo la cooperativa di Brisighella, nata nel 62 dall'idea di 16 agricoltori, e nel 72 finalmente è nato il frantoio. Le varietà principali che si trovano a Brisighella sono tre autoctone, quindi vuol dire che sono nate e crescono qui, sono la nostrana di Brisighella, la ghiacciola e l'orfana. E quello che andremo a sentire saranno tre oli che ci rappresentano: il Pievetò, il Brisighello e il Novi Tupa. Un'esperienza sicuramente molto particolare, io personalmente non l'ho mai provata, quindi direi ragazze di andare a provare. Direi sì. Riusciamo fuori e iniziamo l'esperienza. In che cosa consiste la degustazione? Allora, oggi assaggeremo il Brisighello, il top di gamma, l'olio per cui siamo conosciuti in tutto il mondo, e proprio perché è stato il primo olio a tenere la DOP in Italia. E questo olio è 100% nostrana di Brisighella e ha un retrogusto che ricorda il carciofo e l'erba appena tagliata, una produzione limitata di pochissime bottiglie, 10.000 tra il mezzo litro e il 7,50. Vi insegno come degustare questo olio nei bicchierini, è un po' come il sommelier del vino. Quindi dovrete prendere il bicchierino, mettere il bicchiere sotto il palmo della mano e mettere l'altro palmo sopra. Scaldare questo olio. Una volta che avete leggermente scaldato, chiudete gli occhi e sentite il profumo di questo olio. Cosa vi viene in mente senza sentirlo? Il fieno. La natura in generale? Sì, anch'io sento fieno, sì, erbe di campo. Questo olio vi dovrebbe ricordare il fieno, l'erba oppure il carciofo. Una nota che sentirete soprattutto quando lo metterete al palato è questa nota di carciofo, leggermente amarognola. Quando lo andrete a sentire, provate a fare il metodo dello strippaggio, in modo che l'olio vi vada in tutte le papille gustative. Sì, si sente tanto. Arriva.
Infatti, questo olio è equilibrato tra l'amaro e il piccante, ma questa nota persistente del carciofo lo sentite subito. E ricordatevi che nell'olio l'amaro e il piccante sono note fondamentali in un olio di qualità proprio. Sono due caratteristiche che l'olio deve avere, non sono difetti. Camilla, grazie per l'esperienza, grazie per averci fatto conoscere uno dei prodotti tipici della zona e noi continuiamo il nostro viaggio. A dopo! Grazie a voi! Altri 25 km giunti al nostro tracciato e arriviamo qui in località Casola Valsenio, più precisamente al Museo Il Cardello, dove è casa di Oriani, primo cicloturista della storia, primo cicloturista di tutti i tempi. Siamo qui con la responsabile del museo, Stefania, ve la presento. Ciao a tutti. Ciao Stefania. Ciao. Raccontaci qualcosa in più per cortesia di chi è Oriani e che cosa ha fatto. Oriani è vissuto qui da metà dell'Ottocento fino al 1909, quando è avvenuta la sua morte, e noi lo consideriamo, come tu giustamente hai detto, il primo cicloturista della storia, perché era un grandissimo appassionato di bicicletta e nel 1897, pensa, fece un viaggio di un mese da solo tra Romagna e Toscana, partendo da Faenza e rientrando qui a Casola con la sua bicicletta, e al termine scrisse uno dei suoi romanzi più belli, che si chiama proprio La bicicletta. E qui dentro al museo possiamo vedere la bici con cui fece questo fantastico viaggio. Una bici tanto differente da quella che usiamo noi oggi, quindi io direi proprio di andarla a vedere esaminando un po' quelle che sono le differenze. Vediamo un attimo. Confrontarla con la mia, con la nostra, mi fa sentire tanto fortunato. E questa in effetti è una delle prime bici che si potevano vedere girare per le nostre strade. Siamo a fine Ottocento, quindi la bici era ancora un mezzo di trasporto poco conosciuto e anche piuttosto costoso. Per pochi fortunati, insomma. Esatto, per pochi fortunati, benché molto faticoso, perché vedete voi stessi. Pensate che ha i freni soltanto nella parte anteriore, quindi si racconta che lui, quando andava per queste salite, per queste discese delle nostre colline, in alcuni casi anche abbastanza ripide, per frenare ulteriormente si portava una piccola fascina che poi faceva scendere sulla ruota di dietro quando affrontava le discese, per frenare un pochino anche con quella. Beh, io direi di andare un po' ad osservare quelle che sono le particolarità di questa bici. Partiamo proprio dalla corona, che forse è la prima cosa alla quale ho fatto caso. Per dimensioni assomiglia forse, non so, a 60 denti. Però possiamo notare come i denti di questa corona siano posizionati in maniera molto distante l'uno dall'altro. Infatti la catena viene abbracciata a maglie alternate, come potete osservare. Cerchi da 36 raggi, con canale discretamente largo, perché diciamo che quelli che poi sono arrivati successivamente erano addirittura più stretti. Chiaramente tubolari, dimensione delle ruote mi sembra di potervi dire che è un 26. Telaio molto molto grande, Stefania, perché come ci hai detto tu, Oriani era una persona molto molto alta, ecco. Manubrio rigirato, manubrio tipicamente da strada, una sella particolare, molto corta, regolabile nella lontananza dal manubrio, come potete vedere là sotto dal canotto. Altro particolare, una rapportatura quasi estrema, che se pensiamo come erano le strade di una volta, quindi prevalentemente sterrate, magari anche con salite ripide, pensare di affrontarle con una rapportatura del genere oggigiorno è impensabile. Concludiamo andando ad osservare quello che è l'unico freno presente sulla bici, un freno a bacchetta che andava ad agire direttamente sul copertone. Manopole non come le usiamo oggi con un nastro manubrio, ma manopola tipicamente da mountain bike, possiamo definirla, quindi il manubrio era ricoperto solamente nella parte finale. Ed infine un piccolo borsellino dove stivare attrezzi
o piccoli oggetti posizionato sulla canna orizzontale della bici. Una bici tanto differente da quella che noi oggi utilizziamo. Stefania, che dire, grazie di averci raccontato di Alfredo Oriani, noi continuiamo il nostro viaggio, ma prima di continuare, uscendo un po' dal museo, ci viene quasi spontaneo analizzare le nostre bici, apprezzarle ancora di più. Dal telaio, che oggigiorno viene fatto in materiali completamente differenti, chissà quanto si sarebbe divertito Alfredo con una bici come le nostre, sicuramente dai, se le sarebbe godute un po' di più. Avrebbe sicuramente fatto molti più chilometri rispetto a quelle che ha fatto con quella bici lì. Anche se con quella poi ne ha fatti davvero, davvero tanti. Roba che se io penso di fare oggi tanti chilometri come Alfredo con quella bici, non lo so se li farei. Dai, continuiamo il nostro viaggio. Sì, andiamo. Ragazzi, è l'ora del bagnetto, noi ci vediamo domani, ciao! Oggi iniziamo la nostra giornata ad Ariolo Terme, dove abbiamo passato la notte. Chiediamo a Flavia a che punti toccheremo oggi. Ciao a tutti, allora oggi partiremo appunto da Ariolo Terme, ci sposteremo in direzione Casola Valsegno, raggiungeremo la chiesa di Val Maggiore a 700 metri e continueremo il nostro viaggio verso il Villaggio della Salute e finiremo il nostro percorso al Palazzo di Varignana. E allora iniziamo, andiamo! Posto Flavia, vero Elena? Che posto meraviglioso, davvero. Dove siamo? Siamo a Monte Battaglia, come vi dicevo siamo a 700 metri, proprio in località Casola Valsegno. Da quella parte vedo che si intravede anche il mare, esatto. Magari in giornate anche più limpide si riesce a vedere davvero, davvero molto bene. Però mi dicevi prima pedalando Flavia che questo è un punto strategico per quanto riguarda la Seconda Guerra Mondiale. Sì, diciamo che da qui c'era il passaggio di molte persone, soprattutto dei papi. Si dice che tutti i papi passassero di qui proprio per per vedere ancora meglio il territorio e sapere dove era il confine della Toscana e che delineava la Valle del Santerno. Quindi ecco un punto strategico dalle ampie vedute. Senti, da qui Flavia invece dove andiamo adesso? Adesso proseguiamo verso il Villaggio della Salute. Quindi in direzione Bologna. Ok, Elena, andiamo? Direi che andiamo. Vai, proseguiamo. Vai.
miei ragazzi mi hanno portato nelle terme di Riolo per rilassarmi un po' a fine giornata, oggi ho voluto contraccambiare portandole qui al Villaggio della Salute Più, un posto paradisiaco immerso nel verde che ci faremo spiegare però meglio da Graziano, direttore generale del luogo. Ciao Graziano. Ciao a voi ragazzi, intanto benvenuti al Villaggio della Salute Grazie. Più. Grazie. Mi fa piacere avervi qui. Questa è una struttura unica in Europa per le sue caratteristiche e per le sue prestazioni, tant'è che l'Europa ci ha riconosciuto come sito di interesse comunitario. 40 km quadrati di superficie, 24 piscine scoperte, un impianto termale, due ristoranti, un albergo diffuso in 7 casali storici anche del 1200 che offrono 150 posti letto. Quest'anno abbiamo un nuovo progetto importante che stiamo lanciando, che è il progetto di Natura World. Un progetto ambizioso che ha l'ambizione di connettere l'uomo con la natura e di scoprire questa parte dell'Appennino che è una parte straordinaria. Scoprirla attraverso 55 percorsi, percorsi georeferenziati che si possono scaricare dal nostro sito o dalle nostre pubblicazioni. Di questi 35 sono per bike. Ognuno di questi percorsi ha un indice di fitness, che è un algoritmo che abbiamo studiato, che ci dice lo sforzo e il consumo di calorie per fare un percorso intero, e un indice internazionale NBA che ci dice la difficoltà che questo percorso ha. Quindi un modo piacevole, interessante per fare attività e per scoprire un luogo magico come l'Appennino tosco-emiliano. Graziano, grazie mille di questa spiegazione esaustiva. Noi allora ci andiamo a fare un giro all'interno del Villaggio della Salute Più. Bene, buona passeggiata a tutti. Ciao, grazie. Ciao. Simone, noi abbiamo prenotato un appuntamento, massaggio all'olio di oliva, relax. Quindi ci vediamo più tardi. Benvenuti a Palazzo di Varignana. Grazie. Oggi fate un assaggio del nostro olio perché Palazzo di Varignana è produttore di olio extravergine. Abbiamo pensato di farvi assaggiare il nostro monovarietale, il Claterno, ottenuto esclusivamente da olive ghiacciola. La caratteristica di questo olio è il profumo di foglia di pomodoro. Andremo a chiudere la parte superiore del bicchiere, a sentirne il profumo, e quando lo assaggeremo un pochino di strippaggio. Perfetto, possiamo iniziare allora. Volentieri, portate a temperatura. A livello olfattivo sentirete questa bellissima foglia di pomodoro con sì. La sua caratteristica ghiacciola, perché è particolarmente resistente al freddo, e invece a livello palatale sentirete questa bella piccantezza, una piccantezza verticale, con questa tendenza amara invece che è percepita più a livello orizzontale. Uno degli abbinamenti che noi proponiamo con il nostro Claterna è un assaggio con dei bocconcini di pane preparato da noi con farina integrale e cotta nel forno a legna insieme a dei pomodorini, oppure un assaggio con le fragole. Sento una leggera differenza da quello di Brisighella. Sì, beh, quello di Brisighella forse aveva una tendenza più alla foglia di carciofo, se non sbaglio, giusto? Sono stati due
giorni molto intensi, quelli alla scoperta del territorio imolese e faentino. Due giorni nei quali abbiamo conosciuto e visto dei territori molto differenti tra loro, ma in realtà a distanza di pochi chilometri, Elena, giusto? Giusto, possiamo descriverli con tre parole: bici, natura e relax. Esatto. Io direi di ringraziare anche Flavia per averci condotto in questi due giorni. Grazie a voi. Grazie a te. Se volete ripetere la nostra esperienza o comunque conoscere nuovi tracciati, vi consiglio di visitare il portale imolafaenza.it. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi a bicidastrada.it e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!